Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Mezzia Terme, oggi è il 14 di luglio e c'è un importante convegno proprio a tematica LGBT e parla di diritti nella sede di Potere al Popolo. L'inaugurazione della sede dell'Arcigay alla Mezzia è anche un pretesto per parlare di diritti. In mia compagnia l'onorevole Sebastiano Barbanti del PD e possiamo ricordare appunto che il PD comunque ha, almeno nel suo governo, ha vagliato la legge sulle unioni civili, quindi io partirei proprio da qua, dal fatto che comunque un certo interesse nella precedente legislatura rispetto a quella attuale c'è stata e continua ad esserci anche a livello associativo con la presenza dell'onorevole proprio qui oggi. Esattamente, hai detto proprio bene. Nella scorsa legislatura abbiamo praticamente posto rimedio a quello che era una grande mancanza in tema di diritti civili nella nostra nazione, che era proprio quello delle unioni civili e quindi del riconoscimento anche giuridico sia delle unioni civili sia poi delle convivenze di fatto. Era sostanzialmente una cosa che mancava solo a noi in Italia, in tutta Europa c'era, con diversi poi gradi di intensità, ma era presente ovunque, tanto più che anche la Corte europea sui diritti dell'uomo ci aveva bacchettato non poche volte. E finalmente, con molta fatica, perché avete seguito anche l'iter parlamentare che ha avuto la proposta di legge, la famosa Cirinna, insomma, comunque poi siamo andati avanti e possiamo dire di aver raggiunto davvero un importante traguardo, che spero poi da questo punto di vista sia un primo passo poi per poter anche andare avanti, anche con l'aiuto poi delle relative, insomma, istanze che le varie categorie potranno mettere in campo e poter estendere sempre di più e fare dell'Italia anche una patria totale proprio dei diritti civili compiuti. Una domanda molto semplice, sono diciamo schietto diciamo, nel farla. Qualche giorno fa, anzi no, ormai è passato un mesetto, l'onorevole Fontana ha dichiarato che le famiglie arcobaleno, che sono le famiglie formate per esempio da due donne o da due uomini che hanno figli, non esistono. Eppure in Italia sono più di 100.000 le coppie che hanno i bambini, soprattutto nati da queste unioni. È possibile fare qualcosa, cioè nel senso lottare ancora perché si è arrivati soltanto a una piccola parte dei diritti, cioè si parla di matrimonio egualitario e quindi non più di stepchild adoption, ma proprio di un'uguaglianza totale e paritaria come molti altri paesi hanno fatto prima di noi. Esatto, mi sembra che la Germania e la Spagna, dico due su tutte, hanno proprio ben normato quello che è il matrimonio egualitario. Quando parlavo prima di un inizio di un percorso, mi riferivo proprio anche a questo, quantomeno di mettere in discussione in Parlamento tematiche del genere. Ora, mi sembra abbastanza chiaro, e sarò anche altrettanto schietto, che in un governo, in un momento storico in cui invece di aprirci alla società, aprirci alla solidarietà, aprirci all'amore, aprirci al rispetto reciproco, chiudiamo i porti, alziamo le barriere, lasciamo morire le persone in mare, ci richiudiamo sempre di più nell'io, nel noi stessi, e nella, diciamo, omogeneità, nella standardizzazione, alzando e fomentando paure. Non verso ciò che è diverso, ma verso ciò che è percepito diverso, che è ancora peggio, perché la percezione mi insegnate che è una cosa soggettiva. E allora, in questo mondo, con questo governo, secondo voi è possibile fare dei discorsi invece che mirano, come dicevo prima, alla solidarietà, all'amore, al rispetto verso l'altra persona? Ecco, io la vedo abbastanza difficile. Detto ciò, sono sicuro che come PD continueremo a fare quelle battaglie perché fanno parte del DNA del nostro partito. Chiaramente il risultato penso che, per come ho detto prima, è lungi da venire. Però, come si dice, solo chi non lotta, diciamo, ha già perso, quindi.